dalla Francia, cioè da Rue de Bac, le apparizioni della Madonna a Santa Caterina Labourée. Poi siamo andati a Lourdes con le apparizioni a Santa Bernadette Soubirous. E ora facciamo un grande salto, ma anche di tempo, di anni, dal 1800 circa arriviamo al 2003 e arriviamo in Italia. E siamo a Roma, alla chiesa, all'abbazia delle Tre Fontane. Quel giorno una donna di nome Alessandra, una donna non praticante, cammina in questo posto. È molto preoccupata perché è minacciata dalla moglie del suo secondo marito e poi il figlio piccolo minore del suo secondo marito è in difficoltà, ha bisogno di aiuto. Quindi lei va verso questa chiesa delle Tre Fontane, dove nel 1947 la Madonna appare ad un comunista anticlericale, di quelli che solo Dio sa, che si chiamava Bruno Cornacchiola. Ma di questo diremo qualcosa dopo. Quindi questa donna, Alessandra, cammina e vede la statua della Madonna, le si mette davanti e lei guarda in silenzio questa statua. Improvvisamente, siamo nel 2003, questa donna vede che le braccia della Madonna si muovono e le indicano una direzione. Lei resiste all'inizio, pensa che sia una illusione ottica oppure che stia sognando, ma il braccio della Madonna le indica una direzione, continua a indicarla quella direzione fino a che lei, anche se con molti dubbi, va verso questa direzione e si trova di fronte a un quadro in cui la Madonna ha un bambino in mano, tra le sue braccia, e questo bambino è Gesù. Gesù ha l'età di circa 3 o 4 anni. Lei immediatamente comprende questo messaggio. La Madonna le sta dicendo che si deve occupare del figlio minore del suo secondo marito, questo figlio che si chiama John. E questo bambino aveva la stessa età di Gesù, di quel Gesù indicato nel dipinto, 4 anni. Cosa fa Alessandra? Alessandra si rifiuta, dice no, non è possibile, è troppo per me, io non riesco a prendere nella mia vita, nella mia casa, un figlio che di per sé non è mio. Ma dopo diverso tempo Alessandra si convince e accoglie questo bambino, lo segue, lo cura, lo cresce e lo ama come se fosse suo figlio. Che cosa ci dice questo racconto? Ve lo dico domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.